Come valuta questo pareggio? Perché gli ultimi 20 minuti forse rappresentano un'occasione persa, non so se dello stesso avviso. Ma è per me, anche per me. Diciamo che il primo tempo è stata una partita sporca che magari non siamo abituati a fare, ma è più adatta a loro. Loro sono venuti fortissimo a prenderci, hanno speso tanto per me, perciò la partita sporca è andata pari e patta, senza grandi occasioni. Hanno avuto un'occasione loro su un'uscita che è rimasta lì la palla, però anche loro hanno fatto poco, anche noi. Secondo tempo per me loro sono calati un pochino perché hanno speso tanto il primo tempo e noi abbiamo fatto qualcosa di in più. Poi dopo rimangono in 10 e abbiamo avuto una grande occasione, perciò il rammarico c'è alla fine. Ecco, sempre rimanendo nel virgolettato, parla sempre di coraggio. Ecco, forse è mancato un po' di coraggio, non da parte sua perché ha schierato le due punte che tanti invocavano, E due però. mezzali offensivi, molto Eh offensivi. sì, perché Portanova giocava in mezzo. Ma forse da parte della squadra? No, no, ma la squadra fa tutto, ha coraggio, ha tutto, soltanto che diciamo, a volte la coperta è corta, quando facciamo gol magari prendiamo un gol di distrazione stupido come quello dell'ultima partita in casa. Poi quando non facciamo gol siamo super concentrati. Lo dico sempre che le partite, i punti si fanno nelle due aree. Poi se tu sei tosto nelle due aree, sia quella avversaria che la tua, vinci le partite. L'ultima è sulle scelte, oggi Antist dal primo minuto era forse il più fresco dei trequartisti, non si è visto Blanco nemmeno nel riscaldamento, non ci ha mai pensato. Allora, io dentro i mediani, diciamo, centrocampo, avevo pochi giocatori e mi sono presentato in una partita così, questa è una partita di seconde palle, di casino, con Ciga e con Bianco. Avevo paura se avessi messo Blanco, avrei avuto un centrocampo magari un po' troppo leggero. Dopo i cambi mi hanno portato, volevo mettere dentro la seconda punta, con la seconda punta lui poteva fare 5-3-2, Blanco poteva fare la mezzala e ho preferito Melegoni e Portanova. Peccato perché se lo meritava perché l'altro giorno è entrato molto bene. Grazie. Prego. Buonasera Clementi, Latemiele. Un'occhiata alla classifica, voi adesso siete un passo più avanti dell'Ascoli, un bel passo più avanti dell'Ascoli e con i risultati cominciate ad avere un po' più di tranquillità. Questo era il vostro obiettivo di oggi, immagino. Ma no, noi dobbiamo vincere ogni tanto. Noi pareggiamo, pareggiamo. Chi lo dice? Perciò io credo che quando c'è l'occasione dobbiamo vincere. Abbiamo avuto l'occasione in casa un po' di volte, abbiamo pareggiato, oggi per me, non per il primo tempo, ma per gli ultimi 20 minuti, per come si era messa la partita. Potevamo vincere, dobbiamo sfruttare più queste occasioni perché poi tante volte poi magari becchi un avversario che ti massacra e vai a casa. Mister, rispetto a quello che fa la Reggiana di solito, costruendo un po' più dal basso, oggi l'avete fatto di meno. È una scelta presa inizialmente a causa dell'atteggiamento dell'Ascoli? Sì, ci aspettavamo che sarebbero venuti forte, soprattutto al primo tempo. Terza partita, al primo tempo si sarebbero giocati questo aspetto che venire forte a prenderci in avanti. Noi abbiamo accettato, diciamo, la partita anche perché ci hanno obbligato loro, non accettato, però abbiamo fatto anche noi sporca come loro. Poi al secondo tempo pensavamo che alla terza sarebbero calati anche loro a fare quel tipo di gioco e noi saremmo tornati a fare un po' quello che facciamo più spesso. Sei entrato nel momento forse in cui la Reggiana spingeva e forse poteva spingere un pochino di più. Quel poteva, sei d'accordo, avete spinto un po' troppo poco nel secondo tempo. Io penso che abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto negli ultimi 20-30 minuti, comunque abbiamo creato tanto. Poi chiaramente la palla non è entrata, quindi sembra che si poteva creare di più, però siamo arrivati a conclusione svariate volte, purtroppo un po' sfortuna, un po' bravura anche dalla squadra avversaria, non siamo riusciti a incidere. Sapete ormai che la Reggiana è stata soprannominata Pareggiana, no? Quindicesimo X stagionale. Come vive la squadra questo fatto di pareggiare così tante partite? Perché poi ci sono pareggi e pareggi. Sì, sono d'accordo con te, ci sono pareggi e pareggi. Purtroppo ultimamente sembra che quando pareggiamo è un risultato non buono. Comunque noi diciamo sempre che l'importante è non perdere, un pareggio è buono e ci rimane un po' l'amaro in bocca perché siamo una squadra ambiziosa e spesso vediamo che possiamo vincere le partite. Quindi quando finiamo con un pareggio rimaniamo un po' delusi. È una Reggiana dei due volti, quella in trasferta e quella in casa? Sei d'accordo con chi dice questa cosa? Una Reggiana forse che si fa apprezzare di più in trasferta. Ma io penso che ci sono partite e partite, dipende un po' dalla partita, il fatto di giocare in casa dovrebbe essere una cosa a nostro favore, non a sfavore, quindi secondo me recupereremo anche
un buon clima in casa, riusciremo a fare buoni risultati anche in casa. Faccio un'osservazione: oggi forse la Reggiana, fino all'espulsione di Viviano, ha giocato la partita da squadra che deve salvarsi. È riuscita a giocare nel modo sporco che poi aveva messo poi anche l'Ascoli. Sì, come dicevo prima, dipende anche da partita a partita. Sapevamo che l'Ascoli era una squadra che la metteva su questo piano di gioco. Noi, penso, noi, il mister e tutta la squadra siamo stati bravi a impostare questa partita in questo modo e hanno dimostrato che sappiamo anche soffrire, difenderci e poi negli ultimi 20-30 minuti anche creare occasioni. Qualche rammarico oggi? Chiaramente volevamo vincere, però siamo riusciti. Grazie. Ci siamo visti a Genova l'ultima volta, esordio in campionato, direi positivo, dai, tutto sommato. Parliamo del personale, forse quella presa alta lì ha lasciato un po' tifosi, così. Col fiato sospeso. Come Meno male giudichi la che, tua prova? diciamo che non è mai facile entrare, soprattutto per un portiere a freddo così. Avevo preparato la partita, quindi anche quando non parto, diciamo, quando parto in panchina, comunque sono preparato in qualsiasi evenienza, diciamo. O almeno cerco di essere preparato. Quando ho visto che France, dopo il rinvio, ha cominciato a zoppicare, ho pensato che, cioè, non ho pensato, ho capito che sarei entrato. E quindi lì poi c'è una serie di, arriva l'adrenalina, arriva un po' tutto. Credo di essere entrato bene in partita, ovviamente come dici tu potevo fare meglio su quella palla alta che è sfuggita, meno male che non abbiamo preso gol e siamo rimasti sullo 0-0. Sulla squadra un paio di pericoli proprio a fine primo tempo, ma nel secondo tempo, appunto, anche complice l'espulsione di Viviano. Come hai visto là dietro la Reggiana? Come ti è sembrata? Diciamo Poco che coraggiosa o? siamo stati, secondo me, bravi dall'inizio a capire il tipo di partita, che è stata una partita sporca, fatta di seconde palle, di palle alte. Poi nel secondo tempo potevamo cercare, perché abbiamo avuto tante occasioni, è andata così, non siamo riusciti a fare gol, complice anche il loro portiere che ha fatto una grande parata, è andata così, lavoreremo per vincere le prossime. Ultima curiosità, siamo soliti vedervi te e Satalì Esposito insieme in panchina. Oggi, per una scelta appunto di numeri, dovevano essere massimo 23, sei stato scelto tu. Te l'aspettavi? Ci aveva detto che tu eri il portiere di Coppa, Esposito di campionato come secondo, ma. Non so cosa, diciamo, cosa sapete voi, cioè, nel senso No, io però te l'aspettavi pensavo, oggi di essere scelto tu. sì, anche perché Ale era andato in tribuna, quindi sì, Quando è stata fatta la ero lista. solo io in panchina.